manifestazione che potrebbe infastidire il Presidente, solo questo, ma credo che il Presidente è voluto bene da tutti, c'è una cittadinanza che vedo che lo sta aspettando già da ore in attesa, seduta sugli scalini, non c'è nessunissimo problema. Grazie, Gabriella Ioppolo, questore di Messina. Grazie a tutti e buonasera. Era importante anche sentire la voce di chi sta gestendo. Ma come mai si può eliminare questo? Lo tengo troppo lontano. Ah, vabbè. Allora per questo fai il fischio? Va bene, il tecnico. Più vicino. Allora, io avevo visto un sovrintendente lì, eccolo qui, prego, si accomodi. Manca pochissimo adesso, è vero dire, sta arrivando. E fra poco mi lascio, forse ci arrivo a fare anche. Ricordiamo il suo nome, prego. Teatro Massimo Bellini, un applauso a Teatro Massimo Bellini. Che sarà presente, tra l'altro. Il Teatro Massimo Bellini è presentissimo e grazie alla lungimiranza di Antonella Ferrara, che ha voluto unire le arti, le varie arti, sfoderà tutte le sue strumentazioni, quindi la musica è assolutamente protagonista. Poi la presenza del Presidente della Repubblica rafforza il concetto di il binomio di legalità e cultura, la legalità della cultura, ma soprattutto la cultura sta per arrivare, legalità. Io vedo i corazzieri che si stanno schierando 2,10 metri. Anche questa è musica, anzi, la vera musica. Vedo molto movimento, quindi penso che manchi pochissimo l'arrivo del Presidente. Musica, cultura, arte, quanto servono a non pensare alla guerra? Servono tantissimo, perché abbiamo qui schierati i combattenti di oggi e di domani. La guerra è una barbarie che può essere sconfitta da armi potenti. Noi ripetiamo sempre che le nostre armi più importanti sono gli strumenti musicali, i legni, gli ottoni, gli archi, ma anche i pennelli, le penne, le matite, gli attrezzi manufatti che vengono realizzati attraverso l'arte. Quindi la guerra si vince così, con le nostre armi, con le nostre capacità e con la legalità della cultura. D'altronde loro su questo palcoscenico imparano a essere fieri di essere uomini, donne, e combattono e imparano bellissimo. A osare avere coraggio. Musica che tra l'altro vede visto spesso, sono russi e ucraini, no? La guerra non è... Assolutamente sì, l'arte sopra ogni contaminazione che l'uomo riesce purtroppo a produrre. Noi al Teatro Massimo Bellini abbiamo rispettato Prokofiev, Tchaikovsky, artisti russi, perché la musica e l'arte è sopra ogni situazione. Quindi ben venga qualsiasi forma di arte. Questa sera al teatro avremo una presentazione di musica pop, classica, leggera e di tutti i tipi di bellezza. Quanti elementi ci sono? Diamo qualche informazione. Sì, sono circa 80, un'ottantina, abbiamo dei solisti importanti che ci stanno aspettando con le armi e i microfoni. Da quanto provate? Abbastanza stanno provando, ci prepariamo, ma d'altronde i professionisti sono sempre pronti e sono sempre in grado di affrontare qualsiasi situazione. Del resto qui siete... È un teatro internazionale. Degli abitué. Assolutamente sì, grazie anche alla lungimiranza del governo regionale, il presidente della regione Musumeci, l'assessore regionale Mario Messina, abbiamo incardinato vari programmi e la nostra presenza come Teatro Massimo Bellini all'interno del Bellini International Context è garantita e rilanciata. Tante le presenze a Taormina, e anzi il 10 luglio ci sarà un bellissimo concerto di inaugurazione proprio qui al Teatro Antico di Taormina. Gran galà lirico dove si celebra il melodramma e tutta la bella. Bene, io vedo che sta per entrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra poco gli sarà presentata l'installazione del maestro, visto che Antonella Ferrara si è alzata, e quindi per il momento vi lascio al proseguo della manifestazione, tra poco ci sarà Pirateria Nuova, grazie, il microfono può andare al tecnico. Buona serata a tutti da parte mia.
piacere. Diaframma, come ti pare diaframma, perché penso di me.
e sulle note del Lino di Mamele di Sogni come le stelle, cantati dal piccolo coro della città di Taormina, vi do il più caloroso benvenuto a Taobook 2022. Buonasera, buonasera a tutti. Voglio ringraziare innanzitutto il maestro Ivan Lo Giudice. Bravi, bambini, siete stati veramente bravissimi. Grazie ancora. In questa splendida piazza, alle nostre spalle c'è il mare, c'è l'Etna, per raccontarvi la Sicilia, per raccontarvi l'isola della letteratura che è al centro del mare nostro. E lo faremo con un omaggio alla Sicilia, l'avete già vista. Sulla vostra destra c'è una bellissima installazione del maestro Emilio Esgro, che si intitola La farfalla dei Malavoglia, proprio nel centenario della morte di Giovanni Verga. Il maestro Esgro ha dedicato al capolavoro del verismo quest'opera, La farfalla dei Malavoglia. E questo luogo fisico e metafisico, proprio come nella preziosa selezione di opere che c'è all'interno della ex chiesa Sant'Agostino, si pone il seme della rinascita per la costruzione di un dialogo culturale, naturalmente intermediterraneo. Qui siamo a Taormina. Tra poco ascolteremo direttamente dalle parole del maestro Esgro significato di queste cancellature, che cosa vuol dire, come ha già fatto in passato con altre opere, con libri, con enciclopedie. Ma non avremo qui soltanto il maestro Esgro, perché questa sera, lo avete già visto inquadrato, avremo qui con noi anche uno dei più grandi scrittori contemporanei nel mondo, e parlo di Paul Auster. E ancora ascolteremo Giorgio Parisi, il premio Nobel per la fisica. Con loro parleremo di verità, perché verità è il tema che è stato scelto quest'anno dalla direttrice artistica, dalla presidente di Taobook, Antonella Ferrara, che chiamerei subito sul palco qui accanto a me. Prego, presidente. Antonella Ferrara è, lo sappiamo tutti ormai, l'anima di Taobook fin dalla sua prima edizione. E ci racconterà di questa bellissima manifestazione che ha uno sguardo sempre aperto sul mondo, e che l'abbiamo visto anche in questi primi giorni della 12ª edizione di Taobook, che è capace di fare dialogare anche quest'anno scrittori e artisti con scienziati ed economisti. Prego. Mi sentite? Ecco. Grazie. Grazie a Elvira Terranova, un ringraziamento particolare al piccolo coro della città di Taormina. Buonasera Presidente, buonasera illustri ospiti. E con immenso orgoglio che ho il privilegio di dare il benvenuto al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a Taobook, e ringraziarlo per l'onore della sua presenza. Un ritorno a casa per il Presidente, nella sua Sicilia, che rende questa 12ª edizione del Festival ancora più preziosa e speciale. Speciale perché da questa piazza che guarda l'Etna, nel cuore di una città come Taormina, da sempre meta privilegiata di autori e di artisti da tutto il mondo, che può ripartire con lo slancio culturale capace di riportare la Sicilia al centro del Mediterraneo, come già iscritto nella sua geografia e nelle sue stratificazioni storiche e culturali. La grande opera che inauguriamo questa sera, realizzata dal maestro Emilio Esgro, è proprio questo, un segno di rinascita, perché cancellare Giovanni Verga, tra i più grandi scrittori mai esistiti nel centenario della sua morte, ha un significato profondo, ulteriore. Il padre del verismo, con il ciclo dei vinti, ha dato voce agli ultimi, schiaffeggiati dal lutto della storia, come ha ribadito l'artista Esgro, è marchiato da un pessimismo che ritroviamo anche in altra letteratura siciliana. Ecco perché questa cancellatura, che trasfigura come un atto d'amore le parole della prima edizione digitalizzata dei Malavoglia, facendole vibrare con la levità di una farfalla, è un potente messaggio di speranza, che da qui, dalla Sicilia, si apre al dialogo tra civiltà, agli scambi e alle contaminazioni, che sono poi la cifra di questo festival, alla ricerca della verità. Tema di questa edizione attraverso l'indagine e il dubbio, finestra aperta sul mondo, dal respiro internazionale,
come dimostra la presenza stasera di un gigante della letteratura contemporanea come Paul Auster e dal premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, oltre che dall'artista Emile Sprof. Per trovare quella verità di cui l'essere umano è in misura, secondo il pensiero di Protagora, Taubuk travalica e interseca le discipline, fa dialogare scrittori con scienziati ed economisti, perché la letteratura con la sua potenza può portare una sintesi, contemplare punti di vista allargati sul mondo, accade qui, nell'isola delle letterature al centro del Mare Nostro, e dunque la Sicilia con le sue tre punte che guardano tre diversi continenti. Può davvero diventare la Bruxelles del Mediterraneo, non frontiera, ma cerniera tra mondi e culture, partendo da questa piazza, nella più antica colonia greca dell'isola, e da un festival che innesca l'incontro con le altre arti e guarda al mondo, dove la letteratura non è portatrice di consolazione, ma di speranza e nuove energie. Grazie. Posso? Ok, grazie. Grazie davvero alla direttrice Antonella Ferrara, grazie ancora per aver organizzato anche quest'anno questa meraviglia che è Taubuk. Prima di andare avanti, io a questo punto saluto il piccolo coro della città di Taormina, vi voglio ringraziare di vero cuore di essere stati qui, soprattutto di essere stati così bravi. Grazie, grazie a tutti, grazie al maestro Dobbunce. Arrivederci, a presto. Ciao bambini. E allora... sono veramente splendidi, sono stati bravissimi. E allora, adesso invito sul palco un pittore, un poeta, un drammaturgo, un regista e un artista tra i più apprezzati nel mondo, celebre per le sue cancellature. Cioè, che cosa sono le cancellature? Quell'atto di eliminare le parole su libri, enciclopedie, installazioni. Parlo del maestro Emilio Isgro, che invito a venire accanto a me sul palco. Tra l'altro voglio ricordare che, ecco, portiamo anche le sedie, che Emilio Isgro ha creato il manifesto di questa edizione che vedete proprio alle mie spalle, con questo punto interrogativo che rimane quasi, come vedete, l'unico messaggio intelligibile tra le cancellature, che è proprio la cifra del maestro Isgro. E adesso parleremo proprio con lui. Maestro, prego. Non l'ho aperto, proprio non l'ho aperto. Siete qua. E farei un applauso al nostro maestro Isgro. Maestro, dopo aver cancellato Alessandro Manzoni a Milano, adesso lo fa qui a Taormina. Tra l'altro voglio ricordare che per l'installazione c'è stato il supporto anche della Fondazione Sicilia, che ringraziamo, e l'ha fatto proprio in Sicilia, che nella sua Sicilia, con questa bellissima installazione che si intitola La farfalla dei Malavoglia, quindi una cancellatura in occasione del centenario di Verga. Lei ha detto che cancellando i Malavoglia ha inteso cancellare la rassegnazione dei siciliani, che è la rassegnazione degli italiani, degli europei, e che solo l'arte può dare una spinta. Dunque l'arte può cancellare la rassegnazione? Io credo che l'arte, quando stabilisce un buon rapporto della società nella quale si trova a operare, questo contributo più bardo. E sono particolarmente emozionato stasera per la presenza del Presidente della Repubblica, non tanto perché onora questa manifestazione e che evidentemente a questa manifestazione lavora, ma perché con alcuni gesti ben assestati e ben dati il Presidente, aprendo Quirinale contemporaneo e dando seguito anche con la sua presenza qui al suo interesse per l'arte e per la cultura, sottolinea il fatto che gli artisti e gli uomini di cultura sono cittadini a pieno titolo della Repubblica. E siccome avremo sicuramente un dopoguerra, speriamo che dopo arrivi, è proprio nei dopoguerra che gli italiani hanno dato la massima espressione del loro potere, della loro forza, proprio attraverso la cultura.
penso a ciò che accadde subito la seconda guerra mondiale, con pochi mezzi fu creato un grande cinema, una grande arte, una grande attesa presso gli altri popoli. Che tutto questo accade in Sicilia, per me che sono siciliano, però mi sento come tutti i siciliani di razza, non solo siciliano, ma cittadino del mondo e quindi aperto ai popoli, a tutti, tutti i popoli sono fratelli, e devo dire che ho affrontato questo compito con particolare impegno. Primo perché quando ho saputo che c'era il Presidente della Repubblica mi sono preoccupato, devo dirlo onestamente, ho detto non possiamo fare una cosa. Abbiamo avuto quindi anche l'artista spaventato, devo confessare. Può capitare che anche l'artista si spaventa. Però devo dire che l'amabilità del Presidente tale verso gli artisti, e penso anche verso di me, da come spiega la mia opera al Quirinale, ai capi di Stato, che mi sono un po' rinfrancato. Questo per dire che ho dato il meglio. Mi sono sentito cittadino a pieno titolo e ho agito. Voi sapete che Verga è importante perché proprio attraverso Verga, Capuano e De Roberto, la Sicilia post-unitaria afferma con l'innovazione artistica e culturale la propria presenza nel nostro paese e in Europa. Perché dico questo? Perché evidentemente deve esserci più Sicilia e più Sud in genere nel nostro paese se vogliamo entrare in Europa e nel mondo in maniera più equilibrata. Io non sono un politico, ma queste cose le annuncio, le capisco e le intuisco. Spesso un artista capisce come i sociologi e i politici, ma con l'istinto ci arriva. Se arriviamo ben attrezzati culturalmente, la Sicilia può rinascere con tutto il paese, anche perché i nostri concittadini italiani vedono di buon occhio una crescita culturale della Sicilia, perché hanno compiti impellenti di tipo economico, di ristrutturazione produttiva, ci sono molti problemi, quindi questa missione culturale l'affidano volentieri alla Sicilia al sud. E questo, il che non significa che l'Italia sia un paese dove non c'è cultura, significa che la Sicilia ha questa propensione, come dimostrò con Verga, con Capuana, con De Roberto e con tutti gli artisti che sono via via seguiti nella storia, a cominciare dalla scuola siciliana, ma non andiamo troppo lontano. Naturalmente in Verga è il romanzo dei vigni, io non volevo dare una sensazione di malessere, come probabilmente non voleva darla Verga in maniera assoluta, tanto è vero che sia pure ironicamente chiama la sua barca la provvidenza, come la provvidenza di cui parla Manzoni, di cui in fondo lui è uno degli eredi più legittimi per il rinnovamento della lingua italiana. Dico tutto questo per dire che l'Italia e l'unità del nostro paese si fonda soprattutto sull'arte e sulla cultura. Quindi voler parcellizzare in territorialismi piccoli la nostra cultura non fa bene all'immagine del paese. È una cosa che deve riguardare tutti i nostri cittadini. È chiaro che l'onore che il Presidente della Repubblica sta riservando in questo momento agli artisti italiani è una cosa di cui gli artisti terranno conto, si sentiranno più investiti di un ruolo civile e sociale. A volte, Presidente, gli artisti possono essere scomodi, ma lei pensa che Perillo non abbia subito qualche da figlia, anche lui avrà dovuto lottare, e la grandezza dei politici si riconosce dalla capacità di sopportare proprio le persone scomode, che nei momenti di crisi diventano le più comode, perché sono le più creative e ci indicano la strada per uscire. Io so che questi buoni politici lo fanno. Allora parta la rifondazione dell'arte e della cultura anche dalla Sicilia, non solo da Roma o da Milano, ma anche da questa terra che ha questo grande patrimonio, perché solo attraverso una rifondazione culturale
culturale profonda si rifonda anche la classe dirigente del nostro paese. Non posso dire niente, ognuno deve fare la sua parte. Grazie Presidente, grazie a tutti voi e io non ho per il momento niente da dire, ma penso ma che ci basta. Ci voglio una curiosità, maestro, sì. Perché magari non tutti lo sanno. Le cancellature, che cosa sono? Cioè, qual è il messaggio che lei vuole lanciare con le cancellature? Perché l'ha fatto, come dicevo, con Manzoni, l'ha fatto anche con libri, l'ha fatto con enciclopedie. Cosa vuole significare la cancellatura? Per esempio, parliamo della farfalla dei Malavoglia. Intanto, con la farfalla dei Malavoglia, per cominciare, ho voluto dare un messaggio di fiducia nel presente e anche nell'immediato futuro. Certo, la farfalla non può aiutare Draghi a risolvere i problemi dello stretto, non basta, magari bastasse, no? Però fa vedere la vita con più leggerezza, con più fiducia e più ottimismo. Poi c'è da dire anche una cosa, capisco la sua domanda, che oggi si è affermato nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti in particolare, il movimento della cancel culture, che vorrebbe in qualche modo della distruzione della stessa storia, forse non intenzionale, animata da buone intenzioni e buoni motivi, perché lo schiavismo non può volerlo nessuno. Però la grande Atene di Pericle poteva esistere perché c'erano gli schiavi. Cosa voglio dire? Che la storia è fatta di errori. Bisogna correggerli ma non distruggerli. Le mie cancellature non sono un segno distruttivo, sono una distruzione dialettica. Si distrugge in vista di una costruzione immediata. Per questo fanno presa su chi le guarda e per questo mi viene fatto sempre questa domanda. Che c'entri dopo la cancel? Effettivamente non c'entro, perché io non tollero che una società democratica eserciti delle forme di censura. Questo no. Spesso purtroppo la cancel è una forma censura, è inaccettabile, ma noi italiani non arriveremo mai a questo, perché siamo delle persone non solo tolleranti ma profondamente democratiche, perché l'Europa... Certamente noi siamo grati agli Stati Uniti per averci liberato da Hitler e dal nazismo, ma in questo modo poi bisogna migliorare i rapporti anche culturali con con i nostri migliori alleati, proprio perché il mondo è sempre più integrato economicamente, la cultura deve creare una capacità di differenza che dia alle persone il senso di una certa libertà, perché se tutti pensiamo allo stesso modo e creiamo allo stesso modo, vabbè, allora il mondo è tutto uguale, uniforme, non si crea pure ricchezza economica, perché la gente non ha stima. In questo senso la cultura c'è. Io spero che dalla Sicilia, mi sono occupato in altri tempi di questo e sono grato a Antonella Ferrari che mi ha coinvolto in questo suo disegno, la Fondazione Sicilia, che l'ha sponsorizzato, perché effettivamente la Sicilia può fare una parte non secondaria. Naturalmente bisogna anche... E poi voglio dire una cosa, che un paese che rispetta gli artisti è un grande paese, Presidente. Un paese che non li rispetta è un paese così così. E noi siamo un grande paese. Non siamo un paese spocchioso, questo no, non amiamo i nazionalismi, amiamo un mondo aperto e quindi la cultura serve al dialogo umano e alla crescita sociale. Direi in questo momento, spero di non essere frainteso e parlo anche in una chiave laica, che in chiave creativa l'artista è il miglior collaboratore di Dio, del Padre Eterno, il suo aiutante, il suo assistente, ricrea ogni giorno la vita e la rinnova. Ora, perché dico questo? Dico questo perché le preoccupazioni degli artisti non sono le preoccupazioni degli uomini anche di religione. Ci sarà un motivo, perché l'arte è una forma di religiosità umana che spesso unisce i laici e i miscredenti con i credenti, li
mescola di una forma, è una forma di coesione sociale. Naturalmente questa è una mia speranza, può darsi che tutto questo non sia vero, ma o non sia completamente vero, ma lasciate che almeno gli artisti coltivino qualche illusione. Grazie. Grazie davvero al maestro Emilio Esgro, è stato un vero piacere averla qui questa sera e tra l'altro vi invito poi a guardare anche l'opera Le Sicilie che ci sono all'interno della chiesa Sant'Agostino. In onore anche questa dell'illustre ospite. Del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Grazie ancora. Grazie al maestro Esgro. Allora, a proposito della Sicilia e del Mediterraneo, prima di proseguire io vorrei ricordare qui a Taubù questa sera una persona, un grande scrittore israeliano che è venuto a mancare poco tempo fa. Parlo di Abraham Yehoshua, a cui vorrei tributare un applauso, grazie. Perché dico qui a Taubù? Perché qui, quando ha ricevuto il Taormina Award al Teatro Greco di Taormina, lui lanciò un'idea bellissima, tra l'altro ne ha fatto proprio riferimento anche prima alla direttrice Ferrara quando parlava di Bruxelles e del Mediterraneo, perché lui diceva, Yehoshua, che per rappresentare il cuore dell'identità europea era importante anche il ruolo di Taormina, quindi della Sicilia, tra le sponde del Mediterraneo. Disse che la Sicilia è al centro dell'identità mediterranea, un punto nevralgico, sia per i paesi medio orientali che per quelli nordafricani. Insomma, la Sicilia, terra di pace tra le due sponde del Mediterraneo, ricordo di Abraham Yehoshua. Grazie. E allora, a questo punto io farei salire sul palco il protagonista della letteratura statunitense contemporanea, rappresentante del postmodernismo e cantore della Grande Mela di New York, è considerato l'ultimo dei classici americani. I suoi sono romanzi, però in realtà leggendoli si capisce che sono dei saggi, si trovano sempre delle risposte sulla grandezza della vita, sull'uomo. Chiamo sul palco accanto a me Paul Auster. Con lui ci sarà l'interprete, traduttore Paolo Maria Noseda, che naturalmente ringrazio. Paul Auster ci leggerà un brano tratto dal libro 4321. Racconta quella parte in cui il protagonista si trova ad un certo punto della sua vita ad un bivio, perché deve scegliere due strade da prendere. Entrambe sono strade importanti. E ci racconta come l'esistenza di Dio, che tutto controlla, lascia cadere una nascita e una morte, ed è tutto affidato al caso, perché nel caso del libro di Paul Auster, nello stesso giorno accadono due cose importanti che lo mettono di fronte ad una scelta: la morte della nonna e nello stesso tempo un colloquio di lavoro molto molto importante. Cosa fare? Queste sono tutte figure che ci introducono al problema del libero arbitrio, quindi io lascio la parola a Paul Auster. Prego. I was asked to write a short essay about truth. I couldn't do it. I wrote 10 different versions and I couldn't do it in a 3-minute speech. It was impossible. So I thought of a passage from this novel, a fairly recent novel, which talks about a conversation between two 14-year-old boys who are very good friends, and they're off at a summer camp in the United States. Summer camps are places out in the country where young people go, and they sleep there, and they live there for weeks or even a month or two. So here it is. Our hero is named Archie Ferguson. His friend is Noah Marks. And I will begin, and I will read one long paragraph in English, and then Paolo will read it in Italian for all of you who don't know English. But I thought, at least
have the experience of hearing what the original sounds like first. Buonasera. Mi è stato chiesto di scrivere un saggio sulla verità e non ci sono riuscito. Ho provato e ho fatto 10 versioni diverse. Mi avevano dato 3 minuti per scrivere questo saggio e mi sono detto è assolutamente impossibile. Allora ho deciso di leggervi qualche pagina di un mio romanzo recente, i cui due protagonisti sono due ragazzini di 14 anni, amici per la pelle, che si trovano in un campeggio estivo negli Stati Uniti d'America. Ebbene, dovete sapere che i campeggi estivi negli Stati Uniti d'America riuniscono giovani di tutte le età che vivono e dormono insieme per settimane, a volte anche per un mesetto. I miei due protagonisti si chiamano Archie Ferguson e Noah Marks e vorrei leggervi un paragrafo in inglese e poi lascerò a Paolo la parola che leggerà il resto in italiano, perché vorrei farvi partecipare all'esperienza di sapere e di sentire il mio scritto in originale. Grazie. Grazie. So there they were in July 1961, about to set off for Camp Paradise. At the start of that eventful summer, when all the news from the outside world seemed to be bad news. The wall going up in Berlin, Ernest Hemingway blasting a bullet through his skull in the mountains of Idaho, mobs of white racists attacking the freedom riders as they traveled on their buses through the South. Menace, despondency, and hatred, abundant proof that rational men were not in charge of running the universe. And as Ferguson settled into the pleasant and familiar bustle of camp life, dribbling basketballs and stealing bases in the mornings and afternoons, listening to the barbs and blather of the boys in his cabin, exulting in the chance to be with Noah again, which above all meant being able to participate in a non-stop 2-month-long conversation with him, dancing in the evenings with the New York City girls he liked so much, the spirited and busty Carol Thalberg, the slender and thoughtful Anne Brodsky, and eventually the acne-ridden but exceptionally beautiful Denise Levinson, who was of one mind with him about slipping away from the post-dinner socials for intense mouth and tongue exercises in the back meadow. So many good things to be thankful for. And yet, now that he was 14 and his head was filled with thoughts that wouldn't have even occurred to him just 6 months earlier, Ferguson was forever looking at himself in relation to distant, unknown others, wondering, for example, if he hadn't been kissing Denise at the precise moment when Hemingway was blowing his brains out in Idaho, or if, just as he was hitting a double in the game between Camp Paradise and Camp Greylock last Thursday, a Mississippi Klansman hadn't been driving his fist into the jaw of a skinny, short-haired freedom rider from Boston. One person kissed, another person punched, or else one person attending his mother's funeral at 11 o'clock in the morning on June 10th, 1857, and at the same moment, on the same block in the same city, another person holding her newborn child in her arms for the first time. The sorrow of the one occurring simultaneously with the joy of the other. And unless you were God, who was presumably everywhere and could see everything that was happening at any given moment, no one could possibly know what those two events were taking place at the same time. Least of all, the grieving son and the laughing mother. Was that why man had invented God? Ferguson asked himself. In order to overcome the limits of human perception by asserting the existence of an all-encompassing, all-powerful, divine intelligence. Now, Paolo, take it away. E così ci ritrovavamo nel luglio del 1961, in partenza per Camp Paradise, all'inizio di quell'estate movimentata, in cui le notizie dal mondo esterno sembravano solo brutte notizie.
L'innalzamento del muro di Berlino, Ernest Hemingway che si sparava una pallottola nel cranio sulle montagne del Idaho, le folle di razzisti bianchi che assalivano i Freedom Riders mentre attraversavano il sud sugli autobus. Minaccia, sconforto e odio, prova abbondante che l'universo non era governato da uomini razionali. E mentre Ferguson si riabituava al consueto e piacevole trambusto di Camp Paradise, palleggiando e rubando basi al mattino e al pomeriggio, ascoltando le ciance e le frecciate dei compagni d'alloggio, rallegrandosi di poter essere ancora con Noha, che significava soprattutto avere la possibilità di trascorrere due mesi ininterrotti in conversazione con lui, ballare di sera con le ragazze di New York che gli piacevano tanto, la briosa e procace Carol Thalberg, l'esile e riflessiva Ann Brodsky e infine Dennis Levinson, brufolosa ma bella come nessuna, che lo seguiva volentieri quando si trattava di squagliarsela dai dopo cena per degli intensi esercizi di lingua in bocca sul prato dietro casa. Tanti bei motivi di gratitudine, eppure ora che aveva 14 anni e la testa piena di pensieri che sei mesi prima nemmeno lo sfioravano, Ferguson si considerava sempre in rapporto a persone lontane, sconosciute, chiedendosi per esempio se non avesse baciato Denise nel preciso momento in cui Hemingway si faceva saltare le cervella in Idaho, oppure se mentre lui colpiva un doppio nella partita tra Camp Paradise e Camp Greylock del giovedì prima, uno del Ku Klux Klan non avesse sferrato un pugno alla mascella di un militante per i diritti civili, magro e con i capelli corti, che veniva da Boston. Uno baciava e un altro tirava un cazzotto, oppure un uomo partecipava al funerale della madre alle 11 del mattino del 10 giugno 1857 e nello stesso momento, nello stesso quartiere della stessa città, una donna prendeva per la prima volta in braccio il figlio appena nato. Il dolore di uno simultaneo alla gioia dell'altra e, a meno che di non essere Dio, che in teoria era in ogni luogo e poteva vedere tutto quello che succedeva in ogni momento, nessuno poteva sapere che quei due fatti avvenivano nello stesso momento, tantomeno il figlio addolorato e la madre gioiosa. Per questo l'uomo aveva inventato Dio, si chiedeva Ferguson, per superare i limiti della percezione umana, affermando l'esistenza di un'intelligenza divina universale e onnipotente. Mettiamola così, disse un pomeriggio a Noah, mentre si avviavano al refettorio. Devi andare in macchina da qualche parte, è un impegno importante e non puoi fare tardi. Hai due modi per arrivarci, dalla strada principale o da quella secondaria. Guarda caso è l'ora di punta e di solito ci sono parecchi ingorghi sulla strada principale a quell'ora, ma se non c'è un incidente o un'auto in panne, il traffico scorre lento e costante ed è probabile che coprirai il tragitto in 20 minuti, arrivando all'appuntamento puntuale in tempo, spaccando il minuto. La strada secondaria è un po' più lunga a livello di chilometri, ma non hai il problema del traffico e se tutto va bene puoi contare su un tempo di percorrenza di circa un quarto d'ora. In teoria la strada secondaria è migliore di quella principale, ma c'è un problema. È solo a due corsie e se ti capita un'auto in panne o un incidente, rischi di restare bloccato parecchio tempo e quindi di fare tardi all'appuntamento. Alt! Un attimo, disse Noah, voglio sapere di più sull'appuntamento, ma dove sto andando e perché ci tengo così tanto? Non è importante, rispose Ferguson, il viaggio in macchina è solo un esempio, un'ipotesi, un modo per introdurre l'argomento di cui voglio discutere con te che non c'entra niente con le strade o gli appuntamenti. Invece sì, Archie, tutto è importante. Ferguson fece un lungo sospiro e disse:
va bene, stai andando ad un colloquio di lavoro, è il lavoro che sogni da quando sei nato, corrispondente da Parigi per il Daily Planet. Se ti prendono, farei salti di gioia, se non ti prendono, tornerai a casa e ti impiccherai. Se ci tengo così tanto, perché esco all'ultimo momento? Perché non parto un'ora prima per evitare di arrivare in ritardo? Perché? Ma perché non puoi? È morta tua nonna e sei dovuto andare al funerale. D'accordo, è quella che si suol dire una giornata memorabile questa. Ho appena passato 6 ore a piangere per mia nonna e adesso sono in macchina diretto al colloquio di lavoro della mia vita. Quale strada vuoi che prenda? Ripeto, non importa. Hai solo 2 alternative, la strada principale o quella secondaria, e ognuna ha i suoi pro e i suoi contro. Facciamo che scegli la strada principale e arrivi all'appuntamento in tempo. Non stai a riflettere sulla scelta che hai fatto, no? Se invece prendi quella secondaria e arrivi puntuale, anche in quel caso, bene così, e non ci penserai più finché campi. Ma è qui che diventa interessante. Prendi la strada principale, c'è un tamponamento a 3, il traffico è fermo per più di un'ora e mentre sei nella tua auto pensi solo alla strada secondaria e ti chiedi perché non l'hai presa. Ti maledici per aver fatto la scelta sbagliata, eppure come lo sai che hai sbagliato davvero? Vedi mica la strada secondaria? Sai che cosa sta succedendo sulla strada secondaria? Qualcuno ti ha detto che una sequoia enorme è caduta sulla strada secondaria e ha schiacciato un'auto in transito, uccidendo il conducente e paralizzando il traffico per 3 ore e mezza. Qualcuno ha guardato l'orologio e ti ha detto che se avessi preso la strada secondaria, l'auto rimasta schiacciata sarebbe stata la tua e tu saresti morto. O ancora, non è caduto nessun albero e hai sbagliato a prendere la strada principale. O ancora, hai preso la strada secondaria e l'albero è caduto sul conducente davanti a te. E mentre sei nella tua auto a rimpiangere di non avere preso la strada principale, non sai nulla del tamponamento a 3 che ti avrebbe comunque fatto perdere quell'appuntamento. O ancora, non c'è stato nessun tamponamento a 3 e hai sbagliato a prendere la strada secondaria. Arci, dove vuoi arrivare? Sto dicendo che non saprai mai se hai fatto la scelta sbagliata. Avresti bisogno di conoscere tutti i fatti in anticipo. E l'unico modo per disporre di tutti i fatti è essere in 2 posti allo stesso momento. Ma è impossibile. E quindi? Ecco perché la gente crede in Dio. Voi scegliate, Monsieur Voltaire. Solo Dio può vedere la strada principale e quella secondaria allo stesso tempo. Ragion per cui solo Dio può sapere se hai fatto la scelta giusta o quella sbagliata. Ma come sai che lo sa? E non lo so, infatti. Ma la gente parte da questa idea. Purtroppo Dio non ci dice mai cosa pensa. Beh, puoi sempre scrivergli una lettera. Infatti, ma non servirebbe a nulla. E allora, qual è il problema? Non hai i soldi per la posta aerea? Non ho il suo indirizzo. Grazie al bravissimo Paolo Maria Moseda. Io approfitto della presenza di Paul Auster per porgli una domanda. Poco fa abbiamo ascoltato il maestro Emilio Isgrò e che ci ha detto quanto sia importante il ruolo degli artisti e il ruolo della cultura. Lei è uno dei più grandi scrittori americani, tanti libri che, come dicevo prima, sono, a parte romanzi, anche dei saggi che ci danno delle indicazioni sulla vita, l'abbiamo appena ascoltato, sull'esistenza di Dio, ad esempio. La letteratura, il ruolo della letteratura oggi, in questo periodo che stiamo vivendo, quanto è importante? You want me to talk about what's happening in America, yes? Or in the world? In the world. Because I must say, in my own country, the United States, it's always been a struggle. There have always been
wonderful artists in America, tremendously good writers, but there's always been a strain of American culture that is against all of it. It's a, what one might call the anti-intellectualism of American life. And I think it is now, again, a moment of tremendous crisis in my country. We're splitting ever farther apart into two camps, and neither side can talk to the other anymore. I think one of the sides, the right-wing side, the Republican Party side, has gone insane. They're believing things. Talk about the truth. There is no truth for them. They just believe in crazy lies, and they sustain themselves on crazy lies. These people do not read books, and they do not look at paintings, and they do not think about art. I'm afraid for my country. I feel that we could be on the brink of some kind of rupture, whether a violent one or a legal one in which we separate, or whether there might be a moment of actual civil war within the next years. Art is not playing much of a role in any of this, I have to say. And that is why I think what artists need to do in times of crisis, yes, we need to write our books, we need to paint our pictures, we need to make our beautiful sculptures like this, we need to make our music, and it is all sustaining. But in times of tremendous crisis, artists are citizens as well. And I think we owe it to ourselves to use our talents to try to defend the principles of the truth and justice and goodness in the world. And I see it happening. And my wife, Siri Husvet, is here, another writer. We're involved in a group of writers called Writers for Democratic Action, pushing hard for voting rights in the United States, protecting the vote, encouraging the vote. And this is not so much us as writers, but writers as citizens of a vast and very troubled republic. Paolo, sì. Approfitto intanto per salutare la moglie di Paul Auster, che è una grandissima scrittrice, Siri Husvet, quindi grazie di essere qui questa sera con noi. Prego Paolo. Immagino che lei mi chieda di parlare non solo del mio paese, ma anche del resto del mondo. Che devo dire del mio paese, degli Stati Uniti d'America? C'è sempre stata una tensione, quasi una lotta da questo punto di vista. Noi siamo sempre stati un paese che ha dato voce e credito a grandissimi artisti, però c'è sempre stata una situazione di tensione con la cultura, perché in America c'è anche un movimento profondamente anti-intellettuale. E quindi adesso, in questo momento di crisi, non solo nel mio paese, si sono create però in modo particolare negli Stati Uniti d'America due coalizioni che non si parlano più, l'una non parla con l'altra, e da un certo punto di vista la destra americana ha un po' perso la testa e il controllo, nel senso che, se siamo qui per parlare di verità, ecco, parecchi di questi esponenti non parlano di verità, ma cercano di dare credito a delle fandonie abbastanza folli, perché questi personaggi non leggono libri, questi personaggi non apprezzano l'arte figurativa, perché questi personaggi non pensano all'arte. E io ho davvero paura in questo momento per il mio paese, perché ci ritroviamo sull'orlo di una rottura sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista legale, e temo che ci possa addirittura essere l'incipit di una guerra civile negli anni a venire. E noi che ci occupiamo di arte, di fatto abbiamo poco da dire da questo punto di vista. Certo, gli artisti in un momento di crisi devono continuare a scrivere i loro libri, devono continuare a dipingere i loro quadri, devono continuare a fare musica e a fare le meravigliose sculture che abbiamo visto oggi, ma in un momento di crisi anche l'artista diventa cittadino
cittadino, anche l'artista deve mettere il proprio talento a servizio della verità, a servizio della giustizia e a servizio del bene comune. E ognuno, come dicevo, deve fare la propria parte. C'è mia moglie Siri qui con me oggi, anche lei è una scrittrice. Io e lei abbiamo fondato un movimento di scrittori, il movimento di scrittori d'azione, proprio perché vogliamo occuparci non tanto dei grandi problemi del mondo, quanto di spiegare ai cittadini quanto sia importante e necessario votare e fare votare, perché è un dovere dei cittadini. Grazie, grazie mille, Mr. Oster. Tra l'altro voglio ricordare che questa sera Paul Auster riceverà al Teatro Greco di Taormina il Tau Awards 2022. Grazie ancora a Paolo Mariano Sera, grazie mille. Allora, adesso doveva esserci qui con noi il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, però stamattina ha avuto un problema di salute, quindi non è potuto venire, però dovremmo averlo in collegamento via Skype. Se mi date un cenno, eccolo professore, premio Nobel per la fisica 2021, mi seguo allora. Per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici della scala atomica a quella planetaria. Già presidente dell'Accademia dei Lincei, professore ordinario di fisica teorica presso l'Università La Sapienza di Roma. Buonasera, buonasera professore, è un piacere, seppure via Skype, averla qui con noi questa sera, la presenza tra l'altro del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Grazie, il piacere è mio. Allora, il tema scelto quest'anno a Tau Book è verità. Il concetto di verità come una immutabile, come una atemporale identica, insomma, a se stessa, ha costituito parte integrante della storia, ma anche della cultura dell'Occidente, anche di quella scientifica. Professore, ma per uno scienziato, quale significato ha oggi la parola verità? Perché è vero che le verità della scienza sono sempre delle verità provvisorie? Ma guardi, la verità è una parola che è stata usata in contesti molto diversi: verità della fede, verità delle storiche, verità giudiziarie, verità scientifiche. In ciascuno di questi contesti ha sfumatura molto diversa. Sinceramente, io trovo che l'espressione verità scientifiche sia un poco pretenziosa, in quanto la scienza non misura verità assoluta, ma è sempre consapevole dei suoi limiti, limiti che spesso scompaiono nelle cattive divulgazioni. Prendiamo un esempio, la teoria della gravitazione universale di Newton. La legge che studiamo a scuola afferma, come tutti sappiamo, che le forze gravitazionali sono inversamente proporzionali al quadrato della distanza. Ma questa non è proprio un'idea originale di Newton. Newton stesso l'attribuisce a Pitagorici e molti studiosi contemporanei ne discutevano prima di lui. Ma allora, cosa ha fatto questo grandissimo fisico inglese? Newton, forse stimolato da una mela, riesce a dimostrare matematicamente, facendo calcoli che per l'epoca erano molto complessi e che lui solo era in grado di fare, che questa legge permetteva di calcolare il tempo di rotazione della Luna intorno alla Terra a partire proprio dall'accelerazione che le mele e gli altri oggetti anche subiscono quando cadono. Newton però va più avanti, dimostra che le famose leggi di Keplero sono una conseguenza della sua formula per le forze. A questo punto Newton riesce in questo modo a dimostrare la sua legge della gravitazione universale per un legione di distanza che va dal migliaio al miliardo di chilometri. Il migliaio di chilometri è la dimensione della Terra e il miliardo di chilometri è la dimensione del Sistema Solare. Cosa succede a distanza più piccola o più grande? Newton non lo poteva sapere. Solo alla fine dell'Ottocento fu dimostrato che la legge funziona anche a distanze di pochi metri e anche a distanza della grandezza delle galassie. A questo punto
I fisici pensano che a distanze più piccole di un micron, di un millesimo del millimetro, o a distanze più grandi del milione di anni luce, questa legge deve essere modificata in maniera sostanziale. Vediamo quindi che una legge ha sempre i suoi limiti di applicabilità, che pian piano vengono estesi, ma anche a distanze planetarie la legge di Newton non è completamente esatta. Spiega tutti i movimenti dei pianeti che hanno uno spostamento lentissimo dall'orbita di Mercurio, il cui perihelio fa un giro intorno al Sole in circa un milione di anni. Questo fenomeno è poi stato spiegato dalla relatività generale di Einstein, quindi anche nelle regioni dove una legge sembra corretta bisogna verificarla con precisione, e quando la precisione aumenta spesso ci sono delle sorprese inaspettate. Possiamo dire che infatti le informazioni che abbiamo sul movimento dei pianeti sono certe, sono vere, ma dentro i loro limiti, di cui non dobbiamo mai dimenticarci. L'interpretazione teorica di quello che diceva è sempre provvisoria. Lo schema concettuale della gravitazione di Newton è completamente diverso dalla relatività generale di Einstein, come questa è tutta un'altra cosa delle teorie delle stringhe ancora da confermare o quelle di Rovelli. Potremmo anche dire che la scienza, più che cercare la verità, scarta il falso. Cerca di dare spiegazioni che siano il più possibile compatibili con i fatti osservati, tenendo conto che in maniera cruciale della loro precisione. Un po' come Michelangelo faceva le statue. La statua sta dentro il blocco di marmo, un greggio, e Michelangelo si limita a levare quello che non faceva parte della statua. Quello che rimaneva è all'opera d'arte. La scienza procede nello stesso modo, ma è un processo senza fine, senza più accurato, e la statua è un gruppo di personaggi anche lui senza fine. Finito di apprezzarne uno, si passa al prossimo. Spesso le scoperte vengono fatte accorgendosi di piccole ma significative discrepanze tra teoria e esperimento. È famoso il caso di Leverrier, che nel 1846 calcolò l'orbita di un nuovo pianeta, Nettuno, partendo proprio dalle regolarità dell'orbita di Urano. All'astronomo berlinese Gall bastò meno di un'ora di osservazione per trovare il pianeta nella zona indicata da Leverrier. Può sembrare un paradosso, ma più esatta è una scienza, più l'incertezza è fondamentale. Proprio quando si fanno le misure e i calcoli ad alta precisione, è necessario stimarne con cura i limiti. Ma come quantificarne l'incertezza? La probabilità è lo strumento necessario per valutarla, uno strumento che si è evoluto e raffinato nei secoli ed è fondamentale per orientarsi in un mondo dominato dall'incertezza. Facciamo un esempio concreto. Abbiamo una moneta che il costruttore ci assicura che cascando per terra ha una croce alla stessa probabilità di una testa. Faccio un esperimento, mi vengono 4 volte testa. Il costruttore mi ha mentito? Boh, non lo so. Tante volte si presenta una corta sequenza di qualche testa di seguito. Continua. 10 testa di seguito. A questo punto comincio a riflettere. Incomincio ad avere dubbi, ma so che la probabilità di avere 10 teste di seguito è 1 su 1000. Quindi, anche se la moneta fosse del tutto onesta e provasse a fare 10 lanci di seguito 1000 volte, una volta verrebbero 10 teste di seguito. Però improbabile che sia venuta la prima volta che l'ho fatto i lanci. Potrei dire che una prima evidenza che teste e croce non sono più probabili. Ma io ho una testa dura, continuo, ottengo 20 teste consecutive, evento che la probabilità di 1 su 1000.000. Vado avanti, 30 teste di seguito e la probabilità 1 su 1000.000.000. Quindi andando sempre avanti diminuisco la probabilità di che sia qualcosa, non aggiungo mai una certezza assoluta, ma è chiaro che quando le probabilità diventano talmente piccole sono praticamente trascurabili. E
questo punto la domanda, sì, ma cosa importa, cosa ci importa della moneta se a testa croce? Però prendiamo un problema diverso senza cambiare numeri. Prendiamo due gruppi di malati di Covid e diamo un farmaco sperimentale a quelli del primo gruppo. Risultato, 100 morti in totale, 45 nel gruppo del farmaco e 55 nel gruppo di controllo. C'è una certa differenza, ma il dubbio viene importante. Il farmaco è acqua fresca e la variazione da 45 a 55 è un evento casuale? Oppure il farmaco riduce la mortalità di un 20%? La probabilità che non faccia effetto è piccola, è del 5%, ma non è trascurabile. Allora, in generale, è importante comunicare i risultati degli scienziati, le loro certezze, ma anche le loro incertezze. Altrimenti gli scienziati vengono percepiti come grandi venditori di fumo, che raccontano di aver trovato dei farmaci miracolosi che poi non si realizzano mai concretamente. Anche la scienza non sa tutto. È un lavoro faticoso durante le quali le conoscenze si accumulano una dopo l'altra e le sacche di incertezze vengono pian piano eliminate. La scienza fa delle previsioni oneste e sulle quali si forma pian piano un consenso scientifico. Per esperienza diretta so che molto spesso una gran parte dello sforzo non è tanto ottenere un risultato, ma nel capirne i limiti, di capirne l'incertezza, diminuendo al massimo, aumentando sempre più quello che è certo. Tra il vero e il falso c'è la zona grigia dell'incertezza. Qui lavorano gli scienziati, spesso con cesello finissimo, rimuovono pian piano piccole schegge di incertezza per far sì che la forma della verità risulti sempre più chiara e più nitida. La scienza è come un mosaico gigantesco in cui ogni scienziato aggiunge una piccola tessera ed ogni tessera è un'acquisizione per sempre. Lo grazie. Scienziato alla grazie. Professore, volevo chiederle una cosa, perché negli ultimi anni stiamo assistendo ad un fenomeno che è quello della fuga dei cervelli, dei giovani. Lei tempo fa ha detto metto ordine nel caos, ora spero che il mio esempio fermi la fuga dei giovani. Come pensa di poterla fermare questa fuga dei giovani dall'Italia? Ma c'è un sistema che è molto semplice, dare ai giovani la possibilità di lavorare in Italia. Se i giovani non possono, non provano... C'è un applauso che stava partendo giustamente perché lei ha detto che bisogna dare la possibilità ai giovani di poter lavorare in Italia, sacrosanta come verità. E a quel punto se non trovano il lavoro in Italia o se trovano un lavoro in Italia a 2.000 euro e sono pagati all'estero a 4.000 euro, è facile che vadano all'estero. Quindi noi perdiamo una quantità immensa di giovani che ogni anno si trasferisce all'estero e poi e sono persone che moltissime che hanno la laurea, hanno il dottorato. Quindi il vero problema di cui dovrebbero riflettere i politici non è tanto l'immigrazione in Italia, ma l'emigrazione dall'Italia, perché l'Italia si sta sempre più impoverendo da questo punto di vista. Grazie, grazie davvero. Tra l'altro c'è una curiosità che ho scoperto da poco, perché Giorgio Parisi, oltre a scrivere naturalmente degli argomenti importanti, scientifici, scrive anche favole per i bambini. Sì, è vero, è vero. Quando i miei figli erano piccoli ho scritto tre favole. Cioè, mi ero stancato di leggere quelle che trovavo nei testi, ho letto tutto Calvino 4-5 volte, tutte le favole di Calvino e poi... Le ha inventate lei? Me ne sono inventate tre. Grazie, grazie davvero, tra l'altro al professore Giorgio Parisi questa sera, seppure in collegamento via Skype, verrà attribuito il Tao Book Award al Teatro Greco di Taormina. Grazie davvero al nostro premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, grande vanto per l'Italia. Grazie davvero professore. Grazie a tutti. E allora,
Siamo ormai in conclusione, io vorrei ancora una volta ringraziare di vero cuore per la sua presenza qui, per averci onorato della sua presenza, il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Grazie Presidente. E vi ricordo, vi aspettiamo questa sera al Teatro Greco di Taormina per la consegna dei Taupoco Board, e sarà condotta la serata dalla direttrice artistica Antonella Ferrara e da Massimiliano Ossini. Grazie a tutti. Andate a visitare naturalmente nell'antica chiesa di Sant'Agostino l'esposizione delle opere del maestro Isgro. Grazie davvero a tutti quanti e buona serata. Grazie Presidente ancora.